Siamo davanti alla chiesa di San Cataldo, diciamo che il corteo funebre dal comune di Ciro Marina è partito e c'è tantissima gente intorno al feretro, alla salma di Antonella Lettieri, tantissima gente che con grande silenzio sta accompagnando a questo ultimo viaggio la loro concittadina. Pianti e lacrime da parte dei parenti, ma dobbiamo aggiungere a tutto questo una sofferenza che si legge sul volto di tutti quanti i cittadini di Ciro Marina. La salma di Antonella Lettieri è stata accolta da un forte applauso da parte di tanti fedeli che erano presenti nella chiesa in cui è stato celebrato il funerale da Don Gianni Filippelli. La scelta delle letture e le parole del sacerdote hanno toccato il cuore di tutti. Una folla commossa anche fuori dalla chiesa, oltre 5.000 persone che hanno partecipato alle esequie della 42enne. Un clima mesto, una grande dignità da parte delle sorelle e dei familiari tutti, dignità e compostezza anche nelle parole della lettera che hanno voluto scrivere per esprimere il dolore per la perdita di Antonella. Il silenzio è stato un forte esempio di rispetto per la vittima e per i suoi familiari. Un silenzio assordante perché la comunità di Ciro Marina continua a chiedere giustizia per la vittima di un delitto efferrato. All'uscita della salma, quella bara bianca è stata ancora una volta accompagnata dall'abbraccio collettivo di quanti hanno voluto onorare Antonella. Onorarla e dimostrare alla famiglia la vicinanza in un momento così forte di dolore che difficilmente sarà superato, perché la morte violenta subita dalla commessa di Ciro Marina è una morte per mano assassina di chi senza scrupoli si è arrogato il diritto di toglierle la vita per motivi ancora sconosciuti.